Ciao a tutti e bentornati in un nuovo vlog. Questo vlog sarà un po' differente rispetto ai soliti vlog che avete visto fino ad ora, perché voglio mostrarvi un po' della mia alimentazione, quindi mostrarvi quello che io mangio quotidianamente quando sono a casa. Prima di iniziare ci tengo a precisare che questo non è un video di ricette, è un video in cui vi mostrerò semplicemente quello che mangio. Vedrete che i piatti sono molto semplici, anche perché purtroppo non sono bravissima in cucina. Sicuramente voglio migliorare in cucina. Probabilmente lo farò una volta che tornerò a vivere da sola. Questo video arriva con un tempismo perfetto perché sta iniziando l'autunno e io ovviamente vi mostro la mia alimentazione estiva. Conoscendo il mio tempismo, quindi probabilmente arriverò con il video della mia alimentazione invernale durante l'inizio della prossima estate. Vedrete la colazione, vedrete il pranzo, vedrete la cena. È giunta l'ora di iniziare questa giornata. Probabilmente avrò già fatto un'introduzione prima di questo video. Ad ogni modo, vi porterò con me oggi durante i vari pasti della mia giornata. Oggi è domenica, è una splendida giornata, penso che più tardi andrò al mare. Di solito durante l'estate non mangio molto per la colazione o per il pranzo, anche perché se vado al mare il dopo non voglio essere super appesantita. D'inverno invece l'alimentazione cambia e mangio sicuramente cose un po' più pesanti. Un po' nella mia famiglia non c'è molto l'abitudine di mangiare tanto a pranzo. Abbiamo sempre fatto un pranzo leggero. Detto ciò, direi che possiamo spostarci in cucina e andare a preparare la colazione, anche se non c'è molto da preparare. Come colazione oggi mangerò dello yogurt greco con dei cornflakes. Adesso inserisco una cialda di caffè dentro la Nespresso. Cappuccino e lo bevo tutti i giorni. Ho questa macchina, che praticamente in realtà è questa, che fa il cappuccino come al bar. La colazione è servita. Alla fine yogurt greco con cornflakes e un biscotto sgretolato sopra. Questi biscotti si chiamano gocciole, sono tra i miei preferiti. E poi il cappuccino. Ovviamente non è una colazione pazzesca, penso che sia ovvio che io preferisca il cornetto con il cappuccino. C'è un po' questa tendenza a pensare che gli italiani mangino cornetti tutti i giorni. Per carità, in realtà ci sono alcuni italiani che mangiano cornetti tutti i giorni. Non è il mio caso, purtroppo, mi piacerebbe mangiarli tutti i giorni, però ovviamente non fa bene, non è sano. Quindi cerco di riservare cornetti piuttosto che i pasti un po' più pesanti in determinati giorni della settimana, quando magari ho piacere di uscire con amici o con amiche, con la mia famiglia. Quando esco e vado a mangiare fuori, che sia la colazione, che sia il pranzo, che sia la cena, voglio mangiare quello che voglio mangiare. È anche un po' per questo che durante la settimana cerco di essere un po' più
conscia di quello che mangio, senza limitare necessariamente le quantità o mangiare poco, ma semplicemente mangiare qualcosa di più sano durante la settimana, di modo tale poi da potermi godere un po' di più i pasti in compagnia. Mi sono dimenticata di farvelo vedere, ma ovviamente prima della colazione bevo uno o due bicchieri di acqua. Su questo aspetto devo migliorare, nel senso che non bevo tanta acqua durante il giorno, quindi di solito bevo di più durante la mattina, perché poi durante il giorno mi dimentico di bere, o magari non ho l'acqua con me e quindi finisce che non bevo. Bene, spero che questa fantastica colazione molto emozionante vi sia piaciuta. Adesso vado a prepararmi, che finalmente vado un po' al mare, e noi ci vediamo tra qualche ora che prepariamo il pranzo insieme. Sono tornata dalla mia mattinata al mare. Ho pensato di prepararmi un couscous con le verdure. In realtà è super semplice da fare, tra un mix di pomodori, olive, carote, peperoni. Non lo so, vediamo quello che c'è. Dopo il pranzo tornerò al mare e faccio ancora qualche bagno e poi vediamo. Penseremo poi per la cena che cosa mangiare. Qui ho tagliato a listarelle la verdura che metterò nel couscous. Il motivo per cui le ho tagliate a strisce è perché adesso metterò queste verdure in un frita verdure che le trasforma tipo quadratini. Qui abbiamo carote, pomodori, olive, peperoni e zucchine. Ora riscaldiamo 100 ml di acqua. Uniamo l'acqua al couscous e copriamo il tutto con la pellicola. Adesso ho messo il couscous in frigorifero, lo lascio riposare per circa 10 minuti, poi lo tiro fuori, unisco le verdure e condisco il tutto con olio, sale, lime e, se ce l'ho, anche un po' di menta. Prima di tutto verso un po' di olio, aggiungo il sale, mi piace insaporire con un po' di lime. Mescolo il couscous con le verdure ed ecco il risultato. Quasi mi dimenticavo, ma ovviamente prima di andare via beviamo un caffè. A me piace allungarlo con un po' di latte. Ecco.
eccoci finalmente arrivati all'ultimo pasto della giornata. Adesso sono le 7 qualcosa di sera e purtroppo sta già diventando buio. Un'altra cosa che non mi piace di settembre è questa. Questa sera siamo soltanto io e mia mamma perché mio papà è andato a fare un giro in moto e pensavamo di mangiare del salmone. Non so bene come lo cucineremo, se in padella o al forno o alla griglia. Vediamo sia io che mia mamma come lo vogliamo mangiare e decidiamo. E ovviamente vi farò vedere la preparazione, anche se come per gli altri pasti non si tratterà di alcun piatto sofisticato, sarà una cosa molto semplice. Qui sto versando il sale grosso sulla teglia da forno. Adesso appoggiamo il salmone sulla teglia. Condiamo con un po' di pepe, verde o nero vanno bene entrambi. Andiamo a ricoprire il salmone con le varie fette di limone. Non devono essere precise, questo è il risultato. Questo sale ci servirà per ricoprire il salmone completamente. Bagniamo poco poco con dell'acqua e lo impastiamo. Questo è il nostro salmone ricoperto di sale. Adesso spremiamo un mezzo limone e aggiungiamo un po' di pepe nero. Infine aggiungiamo un po' di olio extravergine d'oliva. Emulsioniamo il tutto. È il momento di cucinare il contorno. Ora prendiamo uno spicchio d'aglio che ci servirà per fare il soffritto. Il nostro salmone sta cuocendo in forno e le zucchine sono quasi pronte. Nell'attesa abbiamo mangiato un piccolo antipasto del pane con burro e acciughe. Qui sto spalmando il burro sul pane. Ora andiamo a togliere il sale dalla superficie del salmone. Ovviamente un po' lo toglieremo direttamente quando sarà sul piatto. E finalmente aggiungiamo la nostra salsina sul salmone. Sono le 11 di sera e la giornata si conclude qui. Sto per scaricare i vari contenuti video sul mio computer. Spero che questo video un po' differente vi sia piaciuto. Spero che abbiate imparato nuove parole e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Buonanotte!